progetto 4 passi di salute nel parco che, per chi non lo sa, ha tre componenti. Una che è legata al movimento, col fit walking, con delle caratteristiche particolari che sono quelle di utilizzare il meno del tempo nel movimento. Cioè non basta camminare un'ora, ma se tu cammini un'ora in un certo modo, i benefici per il tuo metabolismo e poi tutti i relatori che hanno preceduto questo incontro hanno ricordato che in pratica tutte le malattie croniche in maniera diversa, ma tutte traggono beneficio dal movimento. Quindi obesità, diabete, ipercolesterolemia e via via di seguito, sia negli adulti che nei bambini. Mi permetterò poi in chiusura di ricordarvi il prossimo incontro che è legato al movimento dei bambini, che tutti sanno non sono bambini. Questa giornata è importante perché rientra in delle tre caratteristiche: il movimento, la cultura, l'informazione e la possibilità di gestire queste attività con gli animali. Ovviamente alla conferenza gli animali sono ben accetti, ma non ce ne fa niente, per essere chiari, perché il cane di sentire me che parlo, ma anche il nostro allenatore non interessa, ma interessa andare a correre fuori. Correre fuori vuol dire correre nel verde. E la giornata di oggi è specifica per questo, cioè ci ricorda che andare a spasso alle Valdere, ma in tutti i luoghi dove ci sono aree verdi, boschi, eccetera, è un qualcosa di magnifico, ma ci sottopone a un rischio sanitario. Oggi parlare di rischio sanitario al tempo del Covid è un po' impopolare. Proprio l'altro giorno uno dice, ma anche le zecche, anche le zanzare. Beh, se ci sono, mica le abbiamo inventate noi. E con questa giornata speriamo di darvi un po' di indicazioni. Ricordiamoci che negli ultimi decenni il mondo degli insetti e delle malattie da vettori è cambiato, perché sono cambiati i movimenti di uomini, animali, cioè le popolazioni in genere, ma anche delle merci. Oggi una nave di legname che è in Sud America o in Asia in poche settimane arriva a sbarcare materiali nei nostri centri di stoccaggio, e con i materiali possono esserci le uova di insetti. Le condizioni climatiche sono cambiate, il professor Ferroio vi ricorderà che la temperatura è aumentata soprattutto d'inverno, quindi la possibilità degli insetti di muoversi e proliferare è sempre maggiore. E adesso vi ho tagliato abbastanza e lascio la parola al professor Ferroio, che oltre ad essere un amico, che ad essere un importante insegnante dell'Università di Torino, è anche un insegnante che ha fatto delle pubblicazioni estremamente importanti. Ieri sono andato in una zona che lui conosce bene, della collina di Torino, che è la zona di San Felice, dove noi abbiamo trovato i primi casi di leishmania autoctona, cioè che non si era sviluppata in altri territori, ma si è sviluppata qua, e io ho visto cani infetti da leishmaniosi, cani che non sono mai usciti dal territorio del comune di Pino Torinese, quindi si sono infettati in loco. E su questo discorso qui il professor Ferroio ha fatto dei lavori a livello mondiale. Ezio, grazie. Anche se in realtà non sono insetti, partiamo dalla cosa più evidente, che è più facile vedere, che sono appunto le zecche. Da noi non ci sono ancora, ma in altri paesi i cartelli come questo sono abbastanza frequenti. In realtà non ci sono ancora da noi semplicemente perché non abbiamo una struttura come quella di altri paesi, dove quando ci sono si studiano i problemi e quando ci sono c'è un sistema pubblico che li trasmette alla popolazione, perché il primo problema, il primo sistema per evitarli, i problemi, è quello di sapere che ci sono e quindi adottare tutte le contromisure. In Italia in realtà sono già anni che, per esempio, in Trentino alcuni parchi sono stati chiusi per il problema delle zecche. Da altre parti, come per esempio da noi, non siamo ancora così avanti nell'applicazione. Le zecche sono un problema perché? Perché intanto noi non le vediamo. Questa è una larva di Ixodes, vedete quanto è piccola, diventa difficile vederla sulla cute di un uomo, ancora di più immaginatevi su un cane.
Questa è una larva, una ninfa, scusate, vedete, già un po' più grande, però non sempre facile da individuare facilmente. E queste che vedete sono il risultato di 20 minuti di ricerca, 150 zecche trovate a casa dall'altra parte della recinzione in appunto poco più di un quarto d'ora di ricerca. Quindi questo vuol dire che effettivamente il problema c'è e è un problema importante. Abbiamo fatto un lavoro con la collaborazione di moltissimi colleghi veterinari, un lavoro che ha coinvolto appunto più di 150 ambulatori in tutta Italia, sono stati esaminati più di 3.000 cani e di questi il 45,7% aveva almeno una zecca. Quindi questo a dire che se uno le va a cercare ci sono e sono un problema importante. Una cosa interessante sono le specie, diciamo che la Ripicephalus e Ixodes sono le due specie più frequenti, Ripicephalus più al sud, ma Ripicephalus è una zecca da climi caldi, in centro Europa è poco conosciuta, sta arrivando adesso in alcune realtà, però vedete che in realtà anche al nord è comunque abbastanza diffusa. E poi la cosa interessante, Ixodes, la zecca, quella che noi chiamiamo comunemente la zecca dei boschi, è presente sia al nord ma in moltissimi casi anche al sud Italia. E questo un po' va contro quello che si dice normalmente del riscaldamento ambientale, no? Per cui Ixodes che è una zecca nordica, addirittura si diceva verso il 2060 potrebbe rimanere solo più nella penisola scandinava, si diceva ad inizio millennio. In realtà abbiamo visto l'esatto contrario e poi vedremo anche quali sono le motivazioni. Ma queste due specie da sole fanno il 99% delle zecche che abbiamo recuperato sui cani e la cosa interessante è stata non solo il trovare le zecche ma anche la stagionalità. Vedete che dal 2016 al 2017, i due anni in cui abbiamo condotto questo lavoro, zecche sono state trovate in ogni mese sui cani in ogni mese dell'anno. Quindi anche nei mesi invernali il picco è chiaramente primaverile, ma anche se sta cambiando perché è sempre più primaverile estivo con delle puntate molto alte anche in giugno e luglio o addirittura ad agosto, ma questo dipende semplicemente da quello che sono i cambiamenti climatici. Abbiamo delle primavere molto tardive, quindi piove fino a giugno e questo mantiene umidità nell'ambiente e le zecche hanno bisogno, come tutti, di acqua per sopravvivere. Quindi tanto più l'ambiente è umido, tanto più sono attive e tanto maggiore è la loro presenza sul territorio, quindi il rischio per cani e cristiani. Cambiamento climatico, effettivamente così, questa è una delle zecche, erano 34, recuperate da un gruppo investito sulla circonvallazione di Torino a gennaio 2019. È un dato estremamente interessante perché ci dà indicazioni di due fattori importanti. Il primo, la stagionalità, quindi non solo negli animali domestici ma anche nei selvatici, le zecche oramai circolano durante tutto l'anno. Il secondo è il dato dell'animale selvatico che entra in città e entrando in città non porta solo se stesso ma porta tutti i suoi coinquilini, come in questo caso appunto le zecche. Dove si distribuiscono le zecche? Le aree più frequenti sono la testa e il collo, il muso, il dorso. Ma per esempio c'è anche un 10% di zecche che si distribuiscono negli spazi interdigitali, quindi in posti dove è difficile andarle a cercare, andarle ad individuare e a vedere nel cane. Vi invito sempre ad andare a vedere le linee guida dell'ESCAP, è un'associazione europea, c'è anche ovviamente ESCAP Italia, che ha diretta sia per ai veterinari, perché il nostro obiettivo principale è quello, ma anche ai proprietari, che dà una serie di indicazioni generali su come controllare gli ectoparassiti, per esempio del cane e del gatto,
ma i vettori purtroppo sono un po' come a volte le mele, non sono solo loro, ma hanno all'interno un babbo, un qualche cosa che è peggio di loro, cioè le malattie che possono trasmettere, o meglio i patogeni che possono trasmettere. Per cui ci sono anche le linee guida delle malattie trasmesse dai vettori in cane e gatto, proprio perché quello che a noi spaventa dei vettori non è solo il fatto che arrivino a succhiare sangue per tutta una serie di motivi, ma nel fare questo il rischio che ci possono trasmettere dai vettori. Se guardate una zecca in sezione vedete che le ghiandole salivari sono enormi. Perché? Perché una zecca può restare attaccata a una femmina adulta da 7 a 10 giorni all'ospite. Quando vi pungete, per piccola che sia la scheggia, sentite immediatamente dolore, lei resta attaccata per 10 o 15 giorni e non sentite assolutamente nulla. Perché? Perché deve innanzitutto impedire la coagulazione e poi impedire che il nostro organismo se ne accorga. Quindi inocula una serie di sostanze che hanno un'azione antinfiammatoria e anestetica, che favoriscono comunque la diffusione del patogeno qualora venisse inoculato. E una zecca, pensate, una zecca che ha fatto il pasto di sangue come questa, che è comunque più piccola di un cc, arriva a scambiare dagli 8 10 cc di sangue con il suo ospite. Perché? Perché la zecca assume, trattiene quello che gli serve e risputa nell'ospite la parte liquida, fa un po' come se fosse dialisi. Ed è chiaro che la possibilità a questo punto di contrarre dei patogeni o di inocularli diventa elevatissima, anche proprio perché poi vedremo i diversi stadi hanno tempi di adesione diversi. C'è però una cosa che è estremamente favorevole per noi, e cioè il fatto che da quando la zecca si attacca all'ospite a quando inizia a trasferire gli agenti patogeni all'ospite passa un certo periodo che è conosciuto come periodo di grazia, che è variabile a seconda dei patogeni, va dalle 4 a 48 ore. Quindi è fondamentale non solo cercare di evitare che le zecche salgano e facciano, si attacchino all'ospite, ma soprattutto è fondamentale far sì che queste vengano tolte o muoiano nel minor tempo possibile. Negli animali questo è abbastanza facile, almeno nel cane e nel gatto, perché abbiamo degli antiparassitari, sia quelli topici, quindi il collare, lo scoton che si mette sull'animale, sia quelli sistemici, le compresse da assumere con il farmaco che va in circolo, che hanno questa azione. Hanno questa azione acaricida, per cui le zecche mediamente muoiono dalle 6 alle 12 ore. E morendo dalle 6 alle 12 ore, la probabilità, il rischio che possano trasmettere patogeni si riduce tantissimo. Quindi questo è uno dei motivi per cui occorre utilizzare un antiparassitario adeguato, ma soprattutto il fatto che oramai non ci sia più la necessità di farlo solo nella stagione primaverile come accadeva 10 o 15 anni fa. Si suggeriva trattare gli animali, il cane in genere, da febbraio, marzo fino a maggio, giugno. Oramai abbiamo visto la stagionalità è di 12 mesi all'anno, anche se con intensità differenti. Ma perché abbiamo il problema? Questo problema. Abbiamo questo problema perché, fra virgolette, siamo stati bravi, abbiamo permesso la rinaturalizzazione di molte aree, abbiamo reintrodotto degli animali selvatici come per esempio i cervidi, ma nei selvatici la presenza di zecche e la presenza di patogeni è comunque molto molto alta, come in questo caso per esempio per Babesia, ed è una cosa che sappiamo già da moltissimo tempo. Non è solo un problema ovviamente degli ungulati, è un problema anche dei carnivori. Quindi se andiamo a vedere, vedete che sia lupo che volpi che tassi hanno prevalenze molto alte sia di Babesia che di Hepatozoon, ma anche di Anaplasma. E Babesia e Anaplasma hanno alcune specie che sono a potenziale zoonotico, quindi possono trasmettersi anche all'uomo. E se andiamo a vedere la nostra area, proprio perché ha questa grandissima ricchezza, pensate solo che oramai sono un paio di anni che
si raccolgono una cinquantina di carcasse di lupo all'anno solo in Piemonte, quindi recuperare una cinquantina di carcasse di lupo vuol dire avere una popolazione che è X volte maggiore di quel numero. E io dico sempre che probabilmente negli ultimi 3.000 anni non ci sono mai stati così tanti animali selvatici come ci sono oggi in Italia, ma in Europa in generale. Quindi è chiaro che i nostri cani possono andare a spasso, possono contrarre questi patogeni, questi vettori, e poi anche eventualmente riportarli a casa. Una zecca adulta, finito di fare il pasto di sangue, si stacca, va nell'ambiente e nell'ambiente depone da 1.500 a 2.000 uova, da cui schiudono altrettante larve, ed è chiaro che se la zecca adulta muore viene in casa, le uova le depone in casa, la sopravvivenza delle larve di zecca in casa non è così elevata come avviene nell'ambiente aperto, perché non c'è abbastanza umidità normalmente, ma comunque la possibilità che queste poi riescano a mantenere un ciclo non è da escludere. Dicevamo, le zecche sono importanti, ma sono importanti perché trasmettono una serie di patogeni. In quelle zecche trovate in quegli animali ne abbiamo trovati tantissimi, e la cosa interessante, la specie più frequente è Babesia. Almeno un terzo delle zecche raccolte dai cani era positiva per Babesia, dopodiché c'è Anaplasma e poi molto meno Borrelia burgdorferi. Ma la cosa interessante è che appunto questi sono distribuiti in tutta Italia, e se andiamo a vedere Babesia, che è un cugino della malaria, appartiene alla stessa famiglia, la differenza è che malaria è trasmessa dalle zanzare, Babesia dalle zecche. Guardate, la maggior parte delle babesie trovate nelle zecche raccolte dai cani sono babesie che derivano dagli animali selvatici, non più babesie che derivano dal cane come Babesia voghieri, Babesia canis, che erano fino a 20 anni fa le uniche specie di babesia che trovavamo nel cane. Questo non ci deve stupire, perché i nuovi patogeni hanno soppiantato o stanno soppiantando quelli vecchi, non solo negli animali d'affezione, ma banalmente anche nelle apis. Pensiamo che Nosema apis è scomparso, ormai è 15 anni che non si riesce più a trovare Nosema apis in Italia, sostituito da Nosema cerane, che è arrivato dal sud-est asiatico. Spesso si sente parlare di One Health, del fatto che la salute degli animali, dell'uomo e dell'ambiente sono collegate. E allora che cosa succede? Qua vedete, queste in rosso sono tutte province dove sono state trovate delle specie di babesia nelle zecche dei cani, che però sono pericolose anche per l'uomo. E in quest'altra slide, qua sulla destra, le specie di babesia pericolose per l'uomo di Anaplasma o di Ehrlichia. Quindi vedete come oramai ci sia un'ampia distribuzione sul territorio di patogeni degli animali che rappresentano però anche un rischio per la salute umana. E il rischio rappresentato dalle malattie da zecche è effettivamente un rischio emergente, come molte pubblicazioni scientifiche stanno iniziando a rilevare. E giusto per darvi un'idea, siamo abituati a pensare a tutta una serie di patogeni. Avrete sicuramente sentito parlare di dengue, avrete sicuramente sentito parlare di West Nile, perché queste arrivano all'altare della cronaca, sono presenti sui giornali, ma il numero di casi di babesiosi, vedete, molto è il doppio di quelli di dengue. Eppure nessuno parla di babesiosi nell'uomo, e vi posso garantire che è un rischio abbastanza reale. L'anno scorso, ma proprio solo per contatti personali, 5 casi di malaria che non guariva, in realtà siamo poi andati a vedere e non era malaria, ma era babesia, che macroscopicamente può venire confusa con malaria, ma semplicemente nessuno pensava che potesse essere babesia, quindi
andavano avanti. E questo è dimostrato anche dal fatto che ci sia un aumento nel numero di pubblicazioni su questo tema, proprio perché il mondo scientifico si è reso conto di questo. Manca il passaggio ai decision maker, a quelli che poi dovrebbero trasferire le conoscenze scientifiche in conoscenze che possano essere utili per i cittadini. Abbiamo detto è un rischio, abbiamo visto un rischio per gli animali, quale può essere il rischio per l'uomo? Con la collaborazione di colleghi degli ospedali di Giaveno, Rivoli, Pinerolo, Avigliano, Ivrea e Cornier, abbiamo raccolto delle zecche trovate sui pazienti umani al pronto soccorso. Le attività dei pazienti sono soprattutto legate alle attività all'esterno o al piacere, quindi gente che va in giro a farsi una camminata nei boschi, una passeggiata. Nella maggior parte dei casi sono state trovate delle ninfe, quelle che se vi ricordate erano nelle immagini in alto, ma sono un po' più grandi di un segno fatto da un abiro sulla cute dell'uomo, ma c'erano anche alcune larve che sono molto piccole. E la cosa interessante è che in un terzo di queste zecche, almeno nel 31% delle zecche, c'era Babesia, e era Babesia venatorum, che è la specie di Babesia zoonotica, quindi la specie di Babesia che dagli animali è stato dimostrato passa all'uomo e può dare anche sintomatologia nell'uomo. Quindi è interessante, perché peraltro è anche il dato di campo che abbiamo sulla prevalenza di Babesia, l'abbiamo visto prima, sia nelle zecche rilevate dai cani, ma sia nelle zecche trovate sul territorio. Negli ultimi anni è diventato un problema sempre maggiore, con appunto alcuni colleghi, 2 anni fa, che era stato molto piovoso e caldo in giugno, abbiamo recuperato zecche nel parcheggio di alcuni ospedali addirittura, quindi basta la piccola aiuola a bordo ospedale e si ritrovano delle zecche, anche perché alcune di queste zecche sono Ixodes hexagonus, che è la zecca del riccio, quindi non bisogna pensare alle foreste del Nord America per pensare a un ambiente selvaggio. Qualsiasi giardino, qualsiasi posto che abbia un riccio ha comunque anche Ixodes ricinus. E qua vedete appunto, queste sono delle larve, guardate quante sono piccole, questa è la trama del tessuto. Capita a volte, andandole a cercare, di finire su un focolaio larvale e nell'arco di 4-5 metri arrivare a raccogliere 400, 500, 700 larve di Ixodes. Perché è diventato un problema così importante? Perché a me piace parlare di global changes, proprio perché i cambiamenti sono globali ma anche locali. Cambiamenti globali, abbiamo detto l'aumento della temperatura. Cambiamenti locali: in Europa diminuisce la popolazione rurale, aumenta la popolazione urbana, diminuisce l'utilizzo del territorio. Siamo abituati a dire che ci sono dei problemi legati alla deforestazione, al fatto che l'uomo sta sovrautilizzando la terra, e questo vale per buona parte del globo, ma c'è una parte del globo che è l'Europa occidentale, dove sta avvenendo esattamente il contrario. Dagli anni 50 in poi noi abbiamo abbandonato dei territori, e abbiamo abbandonato dei territori che sono stati un po' per volta ricolonizzati dall'uomo. Ecco, se guardate c'è poi una cosa interessante, vedete anche noi in pianura padana abbiamo delle aree che oramai sono considerate profondamente rurali, cioè aree abbandonate, tutte le zone pedemontane, montane, collinari, ma abbiamo anche delle aree che ormai sono definite periurbane. Torino non è un'area urbana, siamo in un parco, c'è la collina, ci sono tutta una serie di parchi legati anche ai fiumi che entrano in Torino, in cui sono comunque presenti tutta una serie di animali selvatici. Pensate banalmente, scoiattoli grigi, il lupo è più ormai da
8-9 anni, segnalato sulla collina di Torino, i cinghiali, i caprioli, le volpi, le mini lepri e quant'altro, e questo ha portato a questa inversione in Europa, almeno nell'Europa occidentale, rispetto agli altri paesi. È chiaro che 30 anni fa, 40 anni fa era impensabile una situazione di questo tipo, ma perché era impensabile? Perché queste aree non erano aree boscate, queste erano aree coltivate, erano aree pascolate dall'uomo. Io dico sempre, pensate, il lupo e la lince scompaiono dalle Alpi occidentali nel 1926, quando le prede naturali, pensate al capriolo, pensate al cervo, pensate al cinghiale, scompaiono in realtà nel 1700. Noi siamo abituati a pensare, ma in teoria deve scomparire prima il cibo, no? Perché il lupo è riuscito a sopravvivere di più? Perché è riuscito a trovare il cibo in animali allevati dall'uomo. Ma la domanda per me da fare è sempre l'altra, cioè, ma perché quelli sono scomparsi 200 anni prima? La prima cosa che ci viene in mente è: ma perché l'uomo li cacciava? Però se immaginate quella che era la persecuzione nei confronti del lupo 1800, inizi 1900, questo ragionamento non sta in piedi. La taglia di un lupo arrivava inizio 1900 a 1000 lire per lupa. Mio nonno nel 1935 guadagnava 1800 lire all'anno, quindi immaginatevi la dedizione, lo sforzo che ci metteva la gente per cercare di catturare un lupo. E questo vuol dire che evidentemente caprioli, cervi, cinghiali non sono scomparsi solo, o meglio tanto, perché l'uomo li uccideva per mangiarli, ma sono semplicemente scomparsi perché l'uomo non gli lasciava risorse disponibili. Se andate in montagna, vedete ancora i resti di terrazzamenti, vedete i resti di baite abbandonate, e immaginatevi che la gente viveva lì tutto l'anno. Un compagno di mio padre, dalle elementari, quando andava a scuola, nei 6 chilometri da casa ad andare a scuola, al ritorno aveva un sacco che riempiva con tutta l'erba che riusciva a trovare in giro, perché quello gli permetteva di salvare un po' la loro erba per i loro animali. Quindi abbiamo disboscato perché ci servivano i prati, i pascoli, il bosco era completamente utilizzato perché ci serviva la legna in alcune zone per le fucine, ma serviva per cucinare, per riscaldarci. Quindi gli animali sono scomparsi perché non avevano spazio, non c'era ghianda, non c'era castagna che non venisse raccolta dall'uomo, non avevano posto dove nascondersi perché il bosco, anche quando c'era, era comunque pulito perché tutto veniva raccolto e utilizzato. I pascoli venivano utilizzati dall'uomo, dagli animali domestici, e quindi noi semplicemente abbiamo tolto loro ossigeno. A partire dagli anni 50 il problema si è invertito, e quindi gli abbiamo di nuovo dato dello spazio a disposizione. E quindi possiamo immaginare di vederci situazioni di questo tipo, che sono bellissime, ma è chiaro che se ho un capriolo ho la possibilità di avere una zecca, o averne molte, e se ho queste ho ovviamente anche i patogeni. Quindi ci sono quelli che a me piace chiamare non global, ma global changes, perché ho cambiato l'ambiente, hanno portato all'aumento degli animali e anche i patogeni, e quindi anche a un rischio di salute per l'uomo. Non è che noi siamo del tutto impreparati di fronte a questo. Perché? Perché riusciamo ad avere un minimo di conoscenze per evitare e risolvere il tutto. Per esempio, questa è una mappa che abbiamo fatto sulla possibilità di presenza di zecche, per esempio in Val d'Aosta. E quindi noi sappiamo che ci sono aree maggiormente a rischio e aree che sono meno a rischio. È chiaro che è sempre bello avere la possibilità di sicurezza al 100%, ma in natura l'unica cosa che è al 100% è la morte, il resto non esiste il 100% in natura. E quindi
la cosa importante è sapere dove ci sono i rischi e quindi dove concentrarsi per cercare di diminuire il più possibile i rischi. Non solo quindi per la presenza di zecche, ma banalmente abbiamo fatto questa mappa che è relativa al rischio di babesiosi, quindi non solo la presenza di zecche, ma anche al rischio di presenza di zecche che hanno babesia al loro interno. E quindi è chiaro che io, decisore politico, posso dire queste sono aree a rischio in cui magari ha senso mettere quel cartello fate attenzione, in cui ha senso fare maggiore formazione nelle persone, in cui ha senso spendere, intervenire per cercare di ridurre il rischio, proprio perché lì il rischio è maggiore rispetto ad altre parti. Le malattie trasmesse da zecche sono importanti, ma un po' tutte le malattie trasmesse da vettori sono importanti. Perché? Perché sono segni di come sta cambiando il mondo, sono effetto dei cambiamenti che ci sono. Probabilmente pochi di voi hanno sentito parlare di leishmaniosi, ma le leishmaniosi sono, a seconda delle statistiche, dalla sesta alla decima malattia di importanza nell'uomo. Ci sono più di 1 milione di casi di leishmaniosi che sono stati riportati nell'uomo negli ultimi 5 anni, 1 miliardo di persone, siamo 8, 1 miliardo di persone, un ottavo della popolazione umana, vive in aree endemiche, in aree a rischio per leishmaniosi. Ci sono più di 300.000 casi all'anno di leishmaniosi cutanea, adesso è diminuito il numero di morti, ma fino ad alcuni anni fa si stimavano circa 20.000 morti di leishmaniosi all'anno. Non ne avete mai sentito parlare perché? Perché sono un pochettino spostate rispetto a noi, ma un pochettino non vuol dire moltissimo, vuol dire semplicemente passare dall'altra parte del Mediterraneo, finire nel Nord Africa, finire in Sudan, oppure andare in Sud America, in Brasile, dove la leishmaniosi viscerale è un grandissimo problema, soprattutto nelle favelas. Le leishmaniosi sono interessanti, sono trasmesse dai flebotomi, che sono dei piccoli moscerini. Si parla di leishmaniosi proprio perché ci sono più di 30 specie di leishmania. Da noi c'è leishmania infantum, che è la leishmaniosi viscerale. Si chiama infantum proprio perché in passato quelli che si amavano di più erano i bambini. Ma che cosa amano i flebotomi vettori? Amano il caldo. Cosa odiano? Odiano il freddo. E questo spiega perché, come vi dicevo prima, le leishmaniosi sono soprattutto un problema delle zone subtropicali. Ma fra le zone subtropicali oramai ci possiamo mettere anche il sud dell'Europa. Questa era la distribuzione dei flebotomi e di leishmania negli anni 80. In Italia il problema era presente soprattutto al centro e al sud e toccava parte della provincia di Imperia, dopodiché le leishmanie interessavano tutta la costa azzurra e la parte costiera mediterranea della Spagna. Ma questo perché? Perché i vettori, i flebotomi, hanno un ciclo particolare, hanno necessità di temperature alte, soprattutto per le forme larvali che ci mettono moltissimo. Lo sviluppo richiede almeno 2 o 3 mesi, quindi hanno bisogno non solo di estati calde, ma anche di inverni non freddi, perché altrimenti in inverno, se fa molto freddo, si rischia che muoiano le larve nel terreno, e se muoiono le larve nel terreno in inverno è chiaro che poi non possiamo più avere flebotomi l'estate successiva. Quindi, se George Clooney dice non martini non parti, Ezio Ferroli ha sempre detto se non ci sono flebotomi non c'è leishmania. E noi siamo sempre stati forti di questo perché c'erano dei lavori condotti negli anni 70 che dicevano che nel nord Italia i flebotomi non c'erano, ed effettivamente era così. Il problema è che le cose cambiano, come vi raccontava prima Paolo. Abbiamo iniziato proprio qui sulla collina di Cavoretto, sulla collina di Torino, i primi casi a Cavoretto
a trovare dei cani che sembravano autoctoni. Trovati a Torino, abbiamo provato a spostarci verso est, andando verso il Monferrato, ma anche lì abbiamo trovato flebotomi e cani autoctoni positivi. A quel punto, all'epoca, avevamo detto, ma proviamo a muoverci verso nord e vediamo cosa sta succedendo. Quindi avevamo cercato nella zona di Ivrea, dove avevamo anche lì trovato sia flebotomi che cani positivi. A quel punto il gioco era stato, vabbè, andiamo a cercare ad Aosta, così si... un posto dove non ci sono e potremo vedere quanto ci mettono da Ivrea arrivare ad Aosta. Ci hanno messo meno di quanto ci abbiamo messo noi in macchina, perché quando li abbiamo cercati li abbiamo trovati in tutta la Valle d'Aosta. Già a fine degli anni 90 il 25% quasi delle stazioni di cattura per flebotomi era positivo già in Val d'Aosta. Un luogo dove nel 74 su 34 stazioni di cattura fatte nessuna era positiva. Quindi a fine anni 90, inizio anni 2000 abbiamo iniziato a capire che quello che fino al giorno prima vendevamo come una malattia esotica, una malattia dei paesi caldi, al limite presente in Sud Italia, in realtà si era trasferita anche da noi. E non solo in Piemonte, perché poi all'epoca lavorammo con i colleghi per cercare flebotomi e leishmania in tutte le altre aree del nord Italia, e trovammo sia flebotomi che cani autoctoni positivi in tutte le aree pedemontane, non solo del Piemonte ma anche della Lombardia, in Trentino, in Veneto, in Friuli e nelle aree collinari in tutta la provincia di Asti, di Alessandria, e poi a scendere fino a San Marino, in zone dove appunto fino al 1999 si diceva non ci sono i flebotomi e non c'è leishmania. Dicevo, i flebotomi amano il caldo, odiano il freddo, perché il freddo per loro vuol dire morire congelati, non tanto loro quanto le forme larvali che vedete qua. E in effetti c'è una correlazione fra la temperatura invernale e la densità dei flebotomi dell'anno successivo. Tanto più è bassa la temperatura in inverno, tanto più sopravvivono le larve, quindi tanto più flebotomi adulti ci saranno l'anno successivo. E in effetti è un problema. Sentite, spesso si sente parlare di cambiamenti climatici, del rischio che questi possano portare all'emergenza di nuovi patogeni. Quando si cita questo si fanno sempre esempi legati ad altri mondi, ad altri continenti, ma in realtà un esempio ce l'abbiamo proprio noi qua in Piemonte, ed è legato alla presenza di leishmania, perché quest'area, che corrisponde appunto alla nostra zona, è un'area che ha avuto un 15% di aumento delle notti senza gelo in inverno. Se andiamo a vedere quelle che sono le temperature medie dell'inverno, vediamo come in tutte le province piemontesi queste siano aumentate mediamente di un grado e mezzo. E siccome la presenza dei flebotomi è legata al fatto che le larve riescano a sopravvivere d'inverno, questo aumento delle temperature invernali, che è quello che preoccupa di più, è proprio quello che ha permesso a loro, ma a tutta una serie di altri vettori, di mantenersi, ed è anche banalmente quello che abbiamo visto prima, permette anche alle zecche di essere attive anche in inverno. Perché abbiamo zecche attive anche in inverno? Proprio perché anche in inverno le temperature sono aumentate rispetto a quello che accadeva 30-40 anni fa. Banalmente, immaginatevi le giornate con nebbia che c'erano negli anni 80-90. Io chiedo sempre ai miei studenti, ma quante nebbia vedete? Tanta quanta? Quest'anno c'è stata 4-5 giorni, dico perfetto. La media a inizio anni 90 era di 186 giorni di nebbia in pianura padana. Ed è chiaro che questo è poi ulteriormente aggravato nelle aree urbane, perché sappiamo benissimo che le aree urbane fanno da isola di calore, per cui all'interno delle aree urbane le temperature sono mediamente alcuni gradi più alte rispetto al resto del territorio. Quindi le aree urbane e periurbane sono quelle dove
all'effetto del cambiamento globale si aggiunge anche l'effetto del cambiamento locale della temperatura, questo vuol dire maggiore sopravvivenza dei vettori e maggiore loro attività. Non bastano i flebotomi, ci vuole anche leishmania per avere la leishmaniosi, e noi abbiamo spostato i flebotomi magari con i movimenti. Alcuni anni a giugno abbiamo trovato Phlebotomus papatasi, che è tipico della Sicilia, vicino in alcune case a Porta Palazzo. Ma non perché abbiamo un ciclo di Phlebotomus papatasi a Porta Palazzo, ma semplicemente perché i flebotomi arrivano con la frutta e con la verdura. Quindi la movimentazione di merci contribuisce allo spostamento di vettori, ma anche la movimentazione di cani. Va molto di moda, no? Adottare cani da altre realtà, Sud Italia, Spagna, ma questi cani possono fare da piccoli cavalli di Troia che ci costruiamo noi stessi. I tedeschi hanno fatto un lavoro, sono andati a vedere quali patogeni e quanti ce ne sono nei cani, nei cosiddetti rischi, cioè i cani che vengono importati dal sud dell'Europa, e hanno trovato prevalenze altissime di Leishmania infantum, di Ehrlichia, di Anaplasma, di Hepatozoon, di Anaplasma e quant'altro. Quindi è chiaro che io, quando sposto quegli animali, devo anche pensare a questo aspetto, devo anche intervenire per cercare di mitigare il più possibile questo, altrimenti, pensando di fare del bene, in realtà rischio di fare del male a tutto un sistema. La cosa interessante, carina di Leishmania, e anche lei è indicativa di questi cambiamenti globali e locali, ma uno degli aspetti più importanti per me è che Leishmania, da oramai dal 2010, c'è un focolaio alle porte di Madrid, nella municipalità di Fuenlabrada, che è a 20 km da Plaza del Sol, quindi stiamo parlando di La Loggia, tanto per capirci, dove da oramai più di 10 anni, tutti gli anni vengono segnalati 150 casi di leishmaniosi umana. Tenete conto che la Spagna segnalava normalmente 150 casi di leishmaniosi in tutta la Spagna, da 10 anni oramai sono più di 1500 i casi, ne hanno 150 in un'area che appunto è alla periferia di Madrid, e veramente come se fosse La Loggia, paesi collegati uno all'altro con all'interno un enorme parco, un'enorme area verde. E ci hanno messo un po', perché all'inizio non è stato facile capirlo, ma hanno scoperto che il serbatoio di Leishmania in quella zona non sono tanto i cani quanto i lagomorfi selvatici, la lepre iberica e i conigli. Andando poi a cercare con un collega in Spagna nei campioni che aveva nella banca tessuti di lepri in tutta la Spagna, alla fine abbiamo trovato che loro se ne sono accorti nel 2013, ma già dal 2004 al 2010 c'era più del 40% delle lepri in Spagna che erano positive per Leishmania. Non è un problema che riguarda solo la Spagna, non riguarda solo quell'area, perché la stessa cosa abbiamo trovato in Grecia, e questi sono i dati dell'Italia, dove vedete la prevalenza della lepre non è altissima, attorno al 20%, ma conigli e mini lepri hanno prevalenze che sfiorano il 30%. Quindi immaginatevi, noi nel campus, quando faccio lezione d'estate che c'è la porta aperta, ci sono le mini lepri che vengono a mangiare l'erbetta anche di giorno vicino all'aula. E quindi questo per dire, è un problema che di nuovo nessuno sa, ma che è un problema emergente, un problema a cui è difficile trovare una soluzione. Lì è successo perché? Perché si è voluto creare questa enorme area verde, perché quei paesi in Spagna sono il dormitorio di Madrid, la gente si muove avanti e indietro, loro hanno sistemi di metropolitana
e di trasporti pubblici più efficienti dei nostri, quindi non è così scomodo, la vita costa sicuramente meno. Gli architetti hanno pensato, sì, costruiamo queste enormi città dormitorio, però dobbiamo dare alla gente uno sfogo. Quindi hanno pensato a quest'area verde, nessuno vuole affacciarsi alla finestra e vedere erba bruciata da aprile a ottobre, perché lì la realtà è questa, e quindi anche d'estate si cerca di irrigarle proprio per permettere di avere sempre aria verde. È chiaro che l'irrigazione fa sì che ci sia erba verde, ma se c'è erba verde le lepri non smettono di partorire ad aprile come succede normalmente, la stessa cosa i conigli, quindi popolazioni di lepri e conigli sono aumentate a dismisura in quell'area, è un'area oramai dove non c'è più caccia, non ci sono praticamente più anche predatori, quindi le popolazioni di lagomorfi si sono espanse in maniera incredibile e c'è stato questo passaggio di Leishmania e il fatto che oramai lì i lagomorfi sono il problema principale. E anche questa è una cosa interessantissima, Madrid è la sesta metropoli europea, un focolaio con 1500 casi dovrebbe fare notizia, in realtà è una cosa che non conoscono non solo i medici veterinari, ma non conoscono i medici umani in Europa, ma nella maggior parte dei casi non la conoscono neanche gli spagnoli, ok? Ma neanche gli stessi spagnoli che a Madrid ci vivono, a meno che non l'abbiano letto sui giornali locali. Ma anche su questo si è cercato di stendere un velo pietoso, perché la prima ipotesi è stata quella di abbattere 29.000 conigli, come è uscito l'articolo sul giornale, ci sono state sommosse popolari, e quindi a questo punto si è deciso di lasciare stare, non fare nulla e lasciare che evidentemente la patologia porti avanti il suo decorso. Leishmania è un problema perché può colpire anche l'uomo. Qua a inizio, proprio nei primi anni, già nel 2005, andammo a cercare con i colleghi medici Leishmania nell'uomo nella zona di Asti, che era una di quelle maggiormente colpite, e già all'epoca si trovarono una serie di positività molto elevate. Qual è il rischio? Mi spiace che il proiettore non dà il massimo di se stesso oggi. Qua abbiamo i proprietari positivi con il cane positivo e qua abbiamo proprietari positivi con il cane negativo. Vedete che non c'è una correlazione, cioè posso avere proprietari positivi col cane positivo come anche però proprietari positivi col cane negativo. Ma perché? La leishmaniosi è un'infezione cronica, perdura per tutta la vita, quindi io posso essere positivo non perché me l'ha trasmessa il mio cane, ma perché magari l'ho contratta 10 anni fa quando sono andato in vacanza in Liguria, in Sardegna, in Sicilia o in Spagna o in Costa Azzurra. Nell'uomo, come negli animali, l'infezione può perdurare per tutta la vita, tant'è che nei donatori di sangue avevamo trovato una prevalenza di infezione del 20% anche nei piemontesi. Ma la cosa interessante è chiaro che ci sono dei cluster. In rosso sono i pallini con i ceppi nel cane, in blu i pallini con i ceppi nell'uomo, e vedete che in molti casi il ceppo che io ritrovo nei cani lo vado poi a ritrovare anche nell'uomo, ma è abbastanza ovvio, perché se ci sono dei cani positivi si infettano i flebotomi, poi i flebotomi infetteranno in quella zona o altri cani o l'uomo. Ma abbiamo detto ci sono anche i selvatici, e allora se andiamo a vedere, vedete che io posso trovare lo stesso ceppo nel cane e nei selvatici, posso trovare lo stesso ceppo nei selvatici, che resta nei selvatici, ma posso anche trovare lo stesso ceppo nell'uomo, nel cane, ma anche posso trovare dei ceppi nell'uomo, nei selvatici e nel cane. Quindi questo testimonia che cosa? Che quando c'è Leishmania, a questo punto questa circola nelle popolazioni. Può circolare nelle popolazioni domestiche, di animali domestici, può circolare nelle popolazioni di animali selvatici, può sovrapporsi fra animali domestici e selvatici, ma dagli animali, che siano domestici o selvatici, può passare anche all'uomo.
E concludendo, abbiamo un po' questo approccio servilistico nei confronti di tutto quello che arriva da oltreoceano, e oramai da una decina d'anni va di moda parlare di One Health, va di moda parlare di salute unica, perché come vi avevo fatto vedere prima si dice la salute degli animali e la salute dell'uomo, la salute dell'ambiente sono collegate. Oramai il 60% delle zoonosi sono delle malattie emergenti nell'uomo sono zoonosi, quindi sono animali che sono patogeni che derivano dagli animali. Il 75% delle malattie emergenti ed emergenti sono trasmesse da vettori, proprio per i motivi che abbiamo visto, e quindi sembra che questo sia il nuovo credo, il nuovo culto, il fatto che c'è questa salute unica. In realtà questa è sempre stata una nostra tradizione, un nostro retaggio culturale che abbiamo voluto dimenticare, di cui forse ci siamo un po' vergognati, che è quello della sanità pubblica. La sanità pubblica che è sempre stata rappresentata come l'ombrello che protegge la salute degli animali e dell'uomo dagli agenti patogeni. Questo è stato un nostro retaggio che abbiamo dimenticato e, come succede sempre, i fatti alla fine ti riportano alla realtà, e quindi bisogna iniziare a pensare che se vogliamo pensare alla salute dell'uomo dobbiamo pensare anche alla salute degli animali, che siano domestici o selvatici, e alla salute dell'ambiente. Ed è per questo, per esempio, che come OLESCAP abbiamo non solo tutte le linee guida, ma questa paginetta che sono le raccomandazioni generali che danno le indicazioni a un proprietario, le indicazioni di base di quello che va fatto, perché è fondamentale, perché proteggere la salute degli animali vuol dire anche proteggere la salute dell'uomo, quindi è fondamentale lavorare in questa direzione. Ma di nuovo non scopriamo nulla di nuovo. Brugnone, che 253 anni fa fondò la scuola di medicina veterinaria di Torino, la quarta scuola al mondo, già 250 anni fa diceva che la medicina è una sola. Ce lo siamo dimenticato per tanti anni, è il momento di ritornare un po' a quelle che sono le nostre radici. Grazie.